Guarda, famo il solito discorso, se tu caschi la vinco io, se non caschi... Sti cazzo. Non ho capito un cazzo. Facciamo il solito discorso, dico. Se caschi la vinco io, se non Ah, caschi... sì, ma sì, ma se caschi vinco io e se casco io vinco comunque E se casca il mondo... io. Vinco io lo stesso. Aspetta che qua mi ha tolto la decalcomania come al solito, la merda. Ah, impostazioni. No, non Rocca Cortex. Mi fa schifo Rocca Cortex. Hai messo un 88 88 88. come gumi. Però mo con gli adesivi penso di prendere il 33. Giusto. Pensavo Ma più mi faccio i 96. complimenti perché il mio numero quando correvo su F1, quando facevo i campionati, era il 64, solo che non penso ci sta ancora. Cioè non penso si presenta. Ci sono i complementari che sono 66-77, quelli sì, e poi c'è dal Quelli 95 sì. al 99. Potresti mettere 96 se proprio... È proprio dei garba. Ma perché non me lo conta, porca Eva? Perché non ti fa l'acceleration? Perché è stronzo. È molto finicky. Ho ricevuto un invito da un party e mi sono distratto. Bel meme. Ah. Che qualcuno che vuole farsi altri tornei, altre cose. No, mo è arrivato un altro torneo che però mo non riguarda le gare ma la moneta battaglia. Quindi sono Oh. curioso di provarlo. Per me sarà una palla mortale. No, perché è a squadra. Secondo me. Ah, allora ok. Quindi non è individuale. Io arrivo subito, eh. Ok. Ok. Quindi a questo punto è praticamente certo che gli adesivi non spawnano. Quelli che ti ha preso, quelli preistorici. Sì. E ti ripeto, stanno facendo sto discorso per cui lasciano in ogni campionato un oggetto nello store escluso. Non capisco il punto di sta cosa, però. Magari è per fare qualche bundle che costa tipo un fracco di soldi, boh. Ma ci sta Gab, non fa finta. Sta a scenare. Secondo me fa finta.
Mi senti? Sì. No, perché... Bello. Pure io. Si sta perdendo tipo 50.000 monete tutto sto weekend e mi sa che non gliene frega nulla nella maniera più assoluta. Però vabbè. Adesso stai andando semplicemente più veloce di me. Per apps. Tutta sta velocità non ho ancora fatto Devi un 1. fermarti, Lel. Lo so, tranquillo, l'avrei fatto anyway. Come no? Ti dicono tutti che Sto no. a 199.000, cosa dovrei farmene dei soldi extra? Lol. Così poi in attesa del GP di Spyro si farma come la merda, ti ritrovi con i tuoi bei 60-70 mila soldi. Beh, più di 60.000. Cioè, quelli saranno quelli che spendo e poi continuo a rimettercene sopra. Eh no, perché vabbè, adesso io corro in pit stop, te però stai semplicemente accumulando, immagino. Ti Esatto. stai già in quella fase. Il punto è che mi sono perso alcuni oggetti nel vecchio GP. Tra cui le ruote. Gli adesivi delle Nitro Girls e un'altra decalcomania che non mi ricordo. Ah, non hai Quindi preso roba del primo GP? sì, perché me la sono persa. Siccome hanno messo il reset di venerdì, io ho iniziato a comprare le cose di sabato e ho perso la roba che c'era di venerdì. Ho avuto Ah, sfiga. e ti dice ti ritorno a breve, quindi. Sì, esatto. No. Sì, ma faranno qualche bundle dopo, devo supporre. Sì. Un po' una palla però. Dai. Quando premi R1 è l'esatto momento in cui il kart tocca terra. Ah, mi piace proprio quella cosa. Anche perché ti fa un'animazione strana quando lo fai. Non capisco a cosa è dovuto. Dovrebbe essere quando sei in volo per troppo tempo, ma non ne sono certo. Però sì. La cosa fastidiosa è che non ti prende il boost. What the fuck? Ecco. Moribondo. Che faccio? Fare il video vinco io? No, vai, vai. T'ho detto, 60 coins extra me ne faccio ben poco a sto momento. Se per caso tornasse la carestia, allora dovrebbero servirmi. Lol. Alto là, chi va là? Signore. Ah, ecco, non volevo dirla, non volevo dirla io. Ma no, qualcuno si è svegliato finalmente. Forse è meglio dire che qualcuno ha finalmente avuto modo di mettere mani sulla PS4. In questo momento lo sai, sto giocando a non Wipeout. È un bel gioco, lo sai? Sì, Wipeout. A non Ha detto Wipeout. non wipeout. E con questa non tizia. Allora ha laggato il non. Però vedete continuarlo, schifoso. Ma che oh, e Ho beh, bisogno un attimo di robe, se molto un po' più Se libero. gliela prendono in Ma me ne ostaggio non è colpa scazzo. sua, lei. Me ne sbatto il cazzo. Me ne Lol. sbatto decisamente il cazzo. Arrivo a comprarne un altro. Il Pengis. Il Pengis. Il ghiaccio.
Forse servirebbero due grosse borse del ghiaccio da mettermi in testa. Better put bootleg pen. Cos? Qualcuno ha inviato a better name pending dei messaggi su WhatsApp e il tizio si chiama better bootleg pending. Beh, poteva fare pure clever username. Lol. Cos'è il PC? No, è la D che dice you have loyalty issues. Isues. You have a loyalty issues. Sarà l'ultima. Troppo. Questa in teoria dovrebbe essere l'ultima, l'ho contato Esatto. bene. Esatto. Come fa a essere l'ultima, scusate, se avete iniziato poco fa? No, No, le devo preparare vittorie. le skin. Devo ancora sbloccare tutte le skin e stavo andando con tutti i personaggi. E non vedo l'ora di fare i turning, che non li uso mai, quindi voglio vedere. Coco, no, me ne manca una. Contato male. F. Usare i turn sarà uno spettacolo. Online una volta ho visto Zam con il colore, l'ultima skin, quella delle 25 vittorie. Il Minchia. tizio stava usando Zam, ho detto wow. È già tanto vedere uno Zam in giro. Esatto. C'aveva la skin, quella delle 25 Magnifico. vittorie. Oh, no, quando fai lo xire mi triggeri duro. Ovvero ogni gara per colpa della mia rete, lol. Tanto l'ho spiegato come funziona. Conta il tempo che è all'arrivo, non. Cioè posso pure stare davanti a te nello schermo, ma poi arrivo dietro perché hai meno tempo di gara tu. La verità è che sei un cittone del cazzo. Lol. I am calling you a cheat, yes. Al cessi dici? No, quello era finito. Ah, la cosa E allora. qua qua finito. Le dual, le Sancti Castanas, quella Eccola qua, minima. Coco vince. Minimale. Dai tu, che la prossima sarà Baby Coco. No, no, sto fa in ordine, quindi quella arriverà tra un bel po'. Tra un bel po'. Tra un bel po'. Bello. Per un bel pezzo, come diceva qua. Alla fine. Attento spio! Questa sarà la frase di Hunter Quando tira un missile, attento spiro. quando chiaramente CTTR Slow, CTTR Slife, via. Guaito. Catetere.
Mi ricorda a me quando leggevo Control sulla tastiera CTRL e pensavo che era cetriolo. Quello si chiamava Ciltro. Ciltro. Mi dico Ciltro al calcio, lo faccio ancora a volte, non mi rendo conto. Madonna. Alt poteva servire per stoppare i programmi. Dice Alt. Oddio, Ma quindi mommy. mi dico Ciltro F4. Ciltro. Quella lì che è fuori dall'icona sarebbe la sua mano? La mano mozzata? Sì. Madonna. Magnifico. Di chi stiamo parlando? Di Engino. Oh. Ma non dovrebbe essere il missile? No, l'icona della ballerina per quello. No, quello credo sia il... Aspetta. Beh, il Quello missile o è non la è. mano o è il fiocco. O è la mano o è il fiocco, una delle due cose. Spera. No, dai! Ma porca puttana! Cosa? Stava atterrando, ma ha preso uno spigolo, non so che cazzo è, e non ho fatto l'animazione dell'atterraggio. Stavo ancora in aria, secondo il gioco. Traiettoria fottuta e ricco. Noi siamo contenti di questo gioco criticato, acclamato dalla critica. Noi siamo molto contenti, mannaggia la puttana. Esatto. Più contenti da fare microtransazioni. Cioè, non gli... Allora, aspetta, 1,2 milioni. Facciamo che hanno venduto tipo 5 milioni. No? No! 5 per 4. Sai che ho detto no, non ci Ok, credo. megaf. Ho pure capito cosa è successo, quindi megaf. Dai che ce la faccio, dai che ce la faccio! Sì, no, No, fanculo! megaf. Sì, no, sì, no. Sino. Sinodo. Togliere i dati e sono a posto. Sì, basta che completi due giri e te. La regola qui è questa. È un bel meme. Same. Same. Devo ancora accennare tra l'altro. Same anche quello. Non same per me. Lel. Vabbè, ricena di nuovo, capo, ditelo dire. Perché lo sto dicendo io che devo cenare, lo devi fare anche CR, quindi lo fai anche tu. Facciamo social Fammi eating cenare. in streaming. Lol. Dai. Mi sa che ti sei abituato fin troppo agli advanced, mi dà quella sensazione. No, è che ho perso il blue fire per un'impiata mia, l'avrei perso comunque. Ah, ecco. Si scappa. Bello. Sbagliata.
Buono, è 15. Buono. Per i miei standard è buono. Nuova skin, di già. Buono. Sarà quella della 10 vittorie. Sì, devo fare, no, devo fare ancora 9 gare, quindi. Engine verde, engine giallo, engine ginger. Engine ginger. Hanno reso Warframe unanime. Sai che prima confondevo Warframe con Warhawk. È un altro gioco che. Hanno un titolo simile, quindi me lo confondevo spesso. Lo conosci Warhawk? L'ho sentito nominare. Ed io ce l'ho. Io ce l'ho. Remembering Warhawk con PS3. Percentuale di persone a cui è piaciuto il gioco 95%. Beh. Era, se non sbaglio, un free to play che aveva un platino assurdamente. Ma costava? Ma è uscito in Blu-ray. È uscito in Blu-ray. Ora che era a pagamento, io l'ho pagato 8,90€, mi pare. L'ho trovato. €8,90 oppure 1€. Ah sì, anche perché all'epoca però... la concezione di free to play non c'era ancora, quindi. Però aveva anche il microfono, era un pacchetto che c'era pure il microfono Bluetooth, che era nice. E no, perché ovviamente quello è stato uno dei primi giochi usciti di Play 3, proprio 2007. Sì. E hanno chiuso i server 6 mesi fa. Già, come immagino. Mega F. Anzi, 6 mesi fa mi sembra pure poco, saperlo mi sarei fatto la sua partita. Già, come nessuno sapeva che avrebbero chiuso i server di Uya fino all'ultimo giorno perché c'è stato lo stream in cui pure... Ci eri entrato tu, Shari, nello stream? Che cosa? Di Uya, quando hanno chiuso i server. Ah, sì, sì, c'era, lo ricordo. E dirmi se hanno chiuso pure quelli di Sparrow? Di che? Starhawk. Ah boh, questo non lo so. No, ma essere... mi sono interessato all'argomento di Warhawk perché vabbè, innanzitutto vabbè stato, avevo un platino assurdamente difficile, quindi io vedevo prendere il boost in crab dappertutto. E poi ho letto che ci stava questa cosa che degli hacker per prevenire la gente che boostasse prendeva 1000 gli utenti e praticamente gli modificava le statistiche in game prendendoli dei numeri talmente negativi che rendeva impossibile ottenere il trofeo. Cazzo di cazzo, è difficile per cazzo di suo quel gioco e devono pure fare sta merda. Negli ultimi giorni chiunque gli hacker vedessero che entrasse, chiunque fosse, ma anche se vedeva che aveva delle statistiche basse, mi sfanculavano le statistiche. Testa di cazzo. C'è chi fa così e c'è invece chi ti sblocca tutti i trofei come su cos'era lì Modern Warfare. Andavi online e facevi. Black Ops 2 e World of War. Ah, ok. Questi sono i due giochi. Tipo entravi nelle lobby moddate, avevi 30 trofei tutti una volta e poi vieni bannato da da PS Profile, quindi esatto. Bannato no, ma comunque sì, è una. Beh, io sinceramente non mi trovo d'accordo su questa cosa. Perché io sto giocando, faccio i cazzi miei, vedo i trofei poppati a caso, mi spavento. Sì, l'unico... Il forum e vedo che vengo flaggato. Apparentemente l'unico modo per evitare sta cosa è che devi eliminarti il profilo. Mi dico, ma uno lo sbatti, non è che c'è da eliminarsi il profilo. Cioè, veramente. Ah, devi eliminare il profilo così le setti di trofei. Ma sti cazzi pure. Sì. Senza sincronizzare i trofei. Ecco. Il che vuol dire che se qualcuno ha la modalità online attivata è fottuto. Guarda. No! Porca puttana! Mi sto facendo una gara buona che sia una. A questo punto mi chiedo se Starhawk sia ancora vivo o è morto pure quello. Starhawk è una sorta di successore di Warhawk. Sempre la cosa di usare dei veicoli o quello che è, però potevi anche costruire edifici e cose del genere, turbinandoli dall'alto con un specie di drop satellitare, stupendo. Però finito il dropparlo perché numero uno aveva ancora la rete vecchia e numero due
il gioco, se ci giocavi per troppo tempo, veniva colpo il da. E la cosa era una rottura di coglioni. LOL. Mi ricorda The Crew 2, che... Sì, con la differenza che questo è fatto da Santa Monica Studios. Oh, allora è una merda. No, nel senso, loro sono bravi, però, cioè, non si fanno ste cose. Esatto, io dico, come cazzo hanno fatto a fare una cosa del genere? Starhawk... Ma ci sono trovate là nel Wipeout che vi sappiate? Sì. Due. Connesso 1 e connesso 2, molto boostabile. Uno che dice di giocare 10 gare online, l'altro che dice di vincere 10 gare online. Ah, perfetto. Infatti, perfetto. Un giorno si faranno due. Non è proprio demente di quello. È considerato il sequel del videogioco 2007, ma non ci sono informazioni su sto coso. A parte che l'ha fatto Santa Monica e basta. Ma poi proprio zero la pagina è vuota. Devo pensare che non abbia avuto il successo che aveva Woro. Oppure è stato cancellato. No, è uscito nel 2012. Ah. The Spiritual su sempre popolato. Aspettavo con ansia e non potevo manco giocarlo perché era il periodo in cui avevo la PS3 rotta, quindi penso un po'. Il criticismo era maggiormente portato alla storia debole del gioco e ai caratteri poco interessanti. Quindi si avrà avuto un successo basso. O nullo. Boh. Beh, se anche che non è una storia, perché rispetto a... cioè, Warhawk non ce l'ha nemmeno una storia. Warhawk era solo online. E qua... solo online. Come Metacritic a quanto pare ha 77. La storia era per lo più per sai, un po' per avercela e un po' per come Destiny, va. I giocatori alle funzioni, diciamo, pure dice, oh guarda, con questo puoi fare sta cosa, con questo puoi fare quest'altra cosa. Era buono, comunque. Era positiva la presenza del single player. Debole sì, un po' lo è, però era positivo, diciamo. Piuttosto che sai che buttarti subito nel campo di battaglia del multiplayer a random, considerando pure che dovevi sbloccare robe e altri cazzi. E mi sono suicidato. Lello. Io invece Warhawk quando aveva di 84. Ok. Ma Gabba ha il 100% trofei di Warframe? Domanda seria. Me ne mancano due che sono grindosi a spa. Aspetta. Due? Credo siano due. Controllo io al massimo. Posso allora, vedere. Uno è quello del K-Drive, sicuro al 100%. Ma quello là, un milione di metri alla fine. E arrivo dopo. Quanto grindoso quello? Grindoso che devi correre in giro con un overboard fino a quando non c'è l'altro pezzo. Esatto. Beh, sai, potresti mettere tipo un elastico e far girare le vette su se stesso, no? Come feci con Q-Force. Esatto. Per fare il top miglia, io stavo con l'elastico. Esatto. Che esagerazione. Io ho fatto una cosa del genere su Rocket League che mi diceva percorri 50 km. E l'ho fatto subito. Lo stragiano l'elastico, l'ho fatto anche con Vice City, mi ricordo, il cazzo di trofeo. Quello si può utilizzare pure, porca troia. Si può utilizzare pure per Ratchet 1, solo che lì invece che l'elastico serve qualcosa per fare pressione sul cerchio. Il cerchio. Che poi i speedrunner hanno trovato un bug fighissimo sul Raccoon. Non so se lo sai. Lo slope intercept. Un'altra cosa. Quello per saltare dall'albero o dici un'altra cosa?
No, il board farming. È quello che manipola l'RNG delle casse? No, pianeta quarto. Ah. L'arena di Clank gigante. E quanto dà a botta? Da, se non ho capito male, c'è un bug veramente proprio molto selettivo, cioè proprio che devi fare proprio dei passaggi specifici per farlo funzionare. Mm-hmm. E ti dà ogni tentativo 5000 volt a ogni 2 minuti probabilmente. Però... forse anche meno. Molto selettivo, no, non lo sapevo. È stato scoperto di recente. Vai a vederti la speedrun world record o il checkmarks, che quella è stata, come si pensa, è stata una speedrun favolosa per quanto è stata ottimizzata. Oh, cazzo. Raccuano il checkmarks, che praticamente devi fare la run con tutti i punti 6, tutti i baldori e tutte le armi che avevo comprato. E ti fa vedere il board farming alla fine, è una figata. E credo ci sia pure tutti i checkmark delle missioni, se si chiama così. No, 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 solo quando vai alla schermata finale dove ci sta quella del Gadgetron. Ah, quei checkmark, ora capisco. Sì. E questo vuol dire non comporta l'acquisto di tutte le armi, quindi il grinding del Rhino. Ah, ti manca, completa tutte le gare di Orb Vallis, Gab, e percorri... Ok. Minchia, quello del K-Drive 04. Io sento gare, è la prima cosa che faccio, quindi ora lo fai e non ci sono discussioni. Guarda, il problema è che escono ogni giorno gare diverse, mi pare. Una volta sapevo sta cosa, non mi ricordo più come cazzo funziona. Sì, non ci sono tutte le gare disponibili del K-Drive. Cioè, un giorno ci sono 5 gare. Un altro giorno ci sono altre gare, un altro giorno ancora ci sono altre gare ancora, cioè è un ciclo che mi dimentico sempre qual è. Però uno alla fine si mette a, non lo so, casse una sorta di lista e scrive i nomi di quelle cose. E ne tiene traccia, effettivamente. Cosa che io stupidamente non ho fatto, perché cazzo, sai che se piano piano le faccio via è molto qualcosa che... Oh, questo l'avevo fatto oppure no? Lel... Non so che mi dimentico sempre di farlo, ma me lo devo ricordare sti giorni, dai, non stare un po' di... È vero pure tu? Sì. Non mi ha contato la partenza lo stronzo, quello. Sono pure attrezzato di un coso che mi aiuterà ad andare più veloce con il... No, non ci credo, dai, cazzo! All'ultimo pixel del ponte, madonna. No, che salto per fare la derapata e mi va per la tangente. Ah, quello è favoloso, non succede. Comunque dopo questo devo andare a cenaio, Fai conto. 2019. Who does that, esatto. Allora ci vado adesso. Via. Okay. Vabbè, aspettiamo. Bei pezzi di merda comunque quelli di World. Porca puttana. Perché c'era questa... ora non più perché i server sono stati spenti. C'era questa mentalità sbagliatissima secondo me, che per questi hacker boostare voleva dire cheating. Era per loro un cheating. Quindi si sono messi. Poi tra l'altro Warwick è molto vecchio, quindi era hackerabile come facilissimo da hackerare. E poi già da molti anni che era hackerato, dal 2012 per dire, quindi alla fine uno gli girava ogni 5 minuti e poteva far abbassare le statistiche di tutti i giocatori se lo voleva. Mi chiedo se è quello che mi succedeva a me a volte, a questo punto. Boh.
Non sai quanto tempo ci ho perso sotto il cazzo del top. Mi faceva E da il fatto morire. è che gli hacker beccavano i giocatori anche se entravi per un secondo online per vedere se c'era qualcosa e riuscire. Cioè, tu entravi online e eri condannato. Hanno provato a fare account anonimi, hanno provato a fare niente, li beccavano sempre. Non ti ricordi il trucchetto dell'account anonimo che sei online anche se la PS3 ti mostra offline? Te lo ricordi? Red Dead Redemption, te l'avevo parlato quando stavo facendo Red Dead. Che tu dovevi fare questo stratagemma, che dovevi andare sulla tastiera PS3 e fare una specifica combinazione di tasti. E quando accedevi online apparivi offline, un po' come appare offline ora di P4, solo che su P3 era più criptico, non esisteva ufficialmente. E te l'avevo parlato perché mi ricordo che tu mi rispondesti, cavolo, a saperlo prima l'avrei usato sempre. Ci credi che io non mi ricordo sta cosa minimamente invece? Allora, L'ho insomma, tipo c'era questo trucchetto cancellato da a memoria. punto punto, qualcosa del genere, che facevi sto stratagemma e se rendevi l'account offline tu entravi a Red Dead Redemption nelle lobby pulite, perché ti ricordi che c'era quel periodo dove anche lì hacker che avevano sputtanato tutta la lobby pubblica. Sì, mi hai parlato di questa cosa, E che con avevi questo fastidiato. stratagemma il gioco caricava lobby pulite, che erano utili per fare tutto quello che dovevi fare per i trofei. Però adesso mi pare che attualmente Red Dead ora è pulito, non ci sta più niente. Quindi se devi platinarlo devi fare tutto legit. Quello non lo platinerò mai, però Dovevi sfruttare il bug del livello è bello. 50 però. Non so se l'hai già sfruttato, ma quando ci stava dovevi farlo. No, avevo in mente in passato di platinare cosa Red Dead. Poi dopo mi è passata la voglia abbastanza in fretta, non mi ricordo perché, se preciso. Ma pure io un periodo l'ho mollato per qualche mese, forse perché volevo giocare ad altro, e perché avevo fatto tutte le cose famose del single player, avevo fatto il 100%, avevo fatto le 500 uccisioni con la Gatling che ci vogliono una vita a farle. Insomma, ho fatto tutto, arrivo al multiplayer, mi fermo, mi blocco. E se mi sono bloccato, ma vabbè, in realtà mi stampano, dovrei essere bloccato per 2-3 mesi tipo. Sì, è possibile. Poi mi sono ritrovato un Perché amico, ehi, boostiamo, ok, abbiamo fatto tutto. la botta di culo, bene. No, però oddio, no, perché il 100% alla fine si fa, è in platino. Il 100% è tutto un altro, tutti altri cazzi, tutti altri cazzi. Madonna, mi ricordo le serate a fare il poker in sei giocatori, tutti reali. Cioè, era un, guarda, uno dei più difficili che abbia mai fatto, quello di Red Dead. Però si era creato una bella, diciamo, un bel gruppetto, eravamo in 7-8, si era creata bella coesione, l'abbiamo fatto tutto in un lampo. Meno male. Me lo ricordo ancora, quel cazzo di trofeo che dovevi fare praticamente, anzi va, te lo vado a vedere subito, tanto tutte e quattro posso. Devo scendere parecchio giù però. Beh. Non so quanto tempo ci metterai così, eh. GTA 3 no, prima di GTA 3. Sul Calibur 2 no, mi fa un po' di sono prima di PS4, eccolo qua, fai vedere. Pacchetto freggiazione, gente che questo qua, questo trofeo qui. Capo dei capi, respingi 8 avversari diversi mentre stai occupando un'area in modalità giù le mani. Questo è stato un incubo. Praticamente respingi 8 avversari diversi, quindi devono essere 8 giocatori reali. E già qui devi essere in 9 per fare questo trofeo. Quello che devi al trofeo è 8 giocatori, e già lì, porca puttana. Il problema è che quel giorno, mi ricordo, uno diede forfait o non si presentò al boosting. E eravamo nel panico, ho detto porca troia, ci manca un giocatore, lo facciamo? Tutti impanicati, troviamo sto giocatore random brasiliano online, ho detto dobbiamo assolutamente reclutarlo. Siamo andati a quello che sapeva meglio l'inglese, non so che fece, non mi ricordo, mi sa che scrisse, che cazzo fece? Cioè, dato che nelle parti la play non esisteva, però ci comunicammo online, non so come fece, ma ci parlammo. Forse c'erano i
la cosa in game, il parting game. Arrivò questo parting game, hi, we need help, we need the last player, insomma, cioè, un inglese sbiascicato. Questo qui, penso, non capì un cazzo, però ci aiutò comunque. L'avevo intuito in qualche modo, sta di fatto che lui aiutò noi e poi noi abbiamo aiutato lui e ce l'ho ancora come amico, se non sbaglio, dopo tutto questo tempo. Madonna, bellissimo. Le imprese quasi impossibili a livello del coso là, come cazzo, quella pubblicità dell'antico vaso che doveva essere portato in fallo. Che poi, dai, questo qui pure stava pensando ai trofei, quindi ha avuto una botta di culo enorme quando ha visto questo cercava un giocatore alla minotto. Quindi sì, ogni guarda boosting di Red Dead è stato eccezionale. Poi le missioni coop estreme sono state una figata perché erano tutti ben coordinati e organizzati, stavano su TeamSpeak e tu vai là, spara questo, spara quello, tu vai qui alla capanna, cioè una roba favolosa. Mi metto a dire le vene in due secondi in quel modo, onestamente, però sì. Discorso diverso si può dire per The Last of Us, è stato un po' più problematico The Last of Us. Ormai? Perché lì tra PS3 sono impossibili da fare leggi, cioè li leggi e dici no, questo legge non lo puoi fare, per forza buttarlo lo puoi fare. Che dovevi fare tipo 3 abbattimenti, esecuzioni senza mai morire. E tu in Last of Us Multiplayer non puoi non morire, è impossibile. Ah, e ti chiedeva tra l'altro il trofeo di farli in mappe specifiche che apparivano randomicamente, cioè che non eri tu a sceglierle, ma apparivano due mappe ogni volta che il gioco te le sceglieva per conto tuo. Oh. Quindi dovevi avere anche culo nel beccare la mappa giusta che ti serviva. Quindi metti la RNG nelle mappe, fare 3 abbattimenti di esecuzione e non morire nel frattempo. Cioè questo è impossibile da fare, leggi. È abbastanza. Quello fu più problematico perché ci organizzammo tutti in chat, ma la disorganizzazione fu tanta. E arrivammo abbastanza stremati alla fine, ce la facemmo, però con tanto... quando finisce con tanta voglia di continuare, insomma, questo mi sì sì proprio. Poi gente distratta che uccideva le persone e quello te lo giocavi poi perché dovevi aspettare chissà quanto per il prossimo respawn della mappa, insomma fu un abbastanza problematico. Uncharted 2 pure, questo è pure recente. Ah sì, ricordo i periodi in cui stai a far cose, stai a fare un culo così per fare quello per fortuna 2500 2500 tu bustate tutte una per una, non hai del cazzo di inferno, guarda te che mi contavi che se ti andava giusto, che trovavi una lobby organizzata, erano 50 kg in mezz'ora, fatti i conti. Esatto. Sì, me ne hai parlato di questa cosa, che ci devi passare proprio ore ed era pure il motivo per cui hai tirato fuori Discord dopo tanto tempo che hai dovuto pagare. Ci stava questo server ufficiale con tutti i giochi Naughty Dog, quindi c'era anche Uncharted 3 della Last of Us. Era molto organizzato e pieno di gente e insomma alla fine mi sono detto facciamolo adesso perché se lo faccio ad agosto non lo farò mai. Perché la gente all'ultimo minuto si accarica. Poi hai finito pure con lasciar perdere. No, allora troppo, sì. Magari in futuro ci sarà qualcuno che creerà un server dedicato, privato. Allora poi in quel caso sì, mi ci dedicherò. Ma non è quel... Perché mo bisogna capire che ci sono tante persone che fanno i giocatori dell'ultimo secondo, che vedono che il 3 settembre si avvicina, ma non iniziano mai. Quindi arrivano, si riducono agli ultimi giorni e poi i server esplodono perché... Quando poi devi beccarti con qualcuno, con un team specifico, non lo fai mai perché ci staranno altri 4-5 team che devono fare la stessa cosa. Bello. Quindi ho detto togliamocelo subito, infatti me lo sono tolto tipo a fine giugno, inizio luglio. Sì, mi pare che il periodo era quello per me. E è andata per fortuna. Cioè, più che altro lì, dato che... Ripeto, l'ammontare di ore richieste è esageratamente alto, ci avrò messo 50-60 ore buone probabilmente. Cioè tu non potevi mai affidarti alle stesse persone. Cioè io ogni volta cambiavo sempre persone, dovevo sempre accettare nuove richieste d'amicizia.
dovevo sempre sperare di beccare lobby forti, organizzate. Insomma, era un disastro, perché ogni giorno eri sempre con persone diverse, quindi devi sempre starti organizzando in modo diverso. Abbastanza, poi ripeto, avevi culo nel beccare lobby organizzate e poi avevi la sfiga di non beccare mai, insomma, non incontrarsi mai persone che facevano perdere volontariamente tempo apposta. Io ricordo che sono stato un'ora e mezza a sperare che cazzo ci beccassimo in lobby, un'altra volta un'ora e mezza a aspettare un cazzo di ottavo giocatore che non arrivava. Guarda, lasciamo perdere. Mi ricordo che una volta dovevi tipo fare una cosa con me, mi pare, o con qualcun altro. Anche e... due. No, per un altro gioco, però tu dicevi sto tizio che fa sta cosa prima di fare quest'altra cosa, se non ricordo male. Hai laggato un attimo e non ho capito una parola, ripeti. Magnifico. Non era Uncharted 2, era per un altro gioco, però tu, se non ricordo male, solo che tu stavi aspettando un tizio che non arrivava mai. Forse era Little Big Planet 2? Little Big Planet 3. Che eravamo io, te e un'altra persona che aveva due pad. Dovevo fare il per 4. Non so se te lo ricordi. Quello era molto tempo fa, non era recente. È recente, no, allora è il Big 2, però il Big 2 l'ho fatto solo con te, quindi no. Appunto, dico. Ah, aspetta, ma forse non era Dead Space 3, che ha chiesto prima aiuto a te e poi ho chiesto a Doc che poi è sparito e quindi non c'è più fatto nulla. No, già, non... esatto. No, per un periodo hai fatto con me Little Big Planet 2 e poi hai bisogno di Doc per qualcos'altro. Mi ricordo che era sempre Little Big Planet 2 o un altro gioco, però comunque dovevi fare una cosa, solo che eri rimasto bloccato su, per l'appunto, in Tennis 2 perché Famous 2 se non arrivava. Ho detto Uncharted o in Famous? Hai detto in Famous. Beh, che cosa cazzo era? Se non arrivava un certo e due qualcosa era? Però nel periodo di un certo e due giocavo solo un certo e due, cioè non è che facevo altro. No, tendevi pure a variare per appunto per il fatto se c'è sta gente busto, se non c'è sta gente pensa ad altro. Questo è Uncharted. Però no, aspetta, oggi faccio vedere, sono di voi i trofei di cose. Uncharted 2, CTR, Forgotten End, Town Life, Stage 0, no, non c'è assolutamente nulla. Phoenix Wright, prima, Psycho Pass, Amiga, no. Non c'è assolutamente niente di più stabile prima e dopo Uncharted 2. Poi quel bug Just Cause 3 meraviglioso che ho fatto vedere la foto oggi, l'ho ritrovata. Ah, ma questo era quel cazzo di trofeo di Just Cause 3. Dici quel gioco sotto effetto di droghe pesanti? Sì, che aveva le leaderboard rotte e l'unico exploit per poter farle, insomma, funzionare era accettare la richiesta amico recente che ti appariva. E da lì nacque la guerra dei cloni. E da lì poi ci siamo bustati quel trofeo lì, di battere il punteggio di amico. Che tra l'altro io poi Just Cause 3 ho finito pure col non patinarlo più, anche quello. C'aveva troppe complicatozzi, però no, alla fine se ti ci dedicavi si faceva. Appunto, se ti ci dedicavi, e mi stavo rompendo il cazzo per via del frame rate indecente. E mi dicono che Just Cause 4 è ancora peggio. Perché la cosa non mi sorprende affatto? Cioè non un fatto di frame rate di, insomma, di stabilità, proprio di gioco. Oh. Quindi boh, vabbè, tanto motivo che specifico sì. E ame no, sì, 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 se fa cagare finirà di sicuro nel plus. Sì, ma già lo trovi a 20 euro è uscito a dicembre, già lo trovi a 20. Il problema è che è ancora supportato e che ancora escono i DLC, l'ultimo è uscito letteralmente oggi. Quindi aspetto un eventuale calo di prezzo del Season Pass. Mi ricordo che comprai il Season Pass del 3 a 5 euro. Mi beccai 3 DLC a 5 euro. Facevo più pagare dell'altro. Oh,
Bene. Tra l'altro. Benissimo. Che faticaccia, eh? Devo aspettare CR, siamo in lobby ma si è schiacciato. Si sta mettendo pure parecchio a cena, onestamente. Aspetto al solito. No, in genere è più rapido. Lo dico per esperienza, in genere è più okay. Va a mangiare tipo 10 minuti dopo circa e già di nuovo qua. Senti un po', Gabbo, non mi è venuta in mente un'ideona. Cioè, un'ideona, un'idea mia. Dato che Doc è letteralmente sparito, io giuro non lo sto sentendo da mesi, neanche il CPU di Messenger è morto, quindi non posta più un cazzo di nessuno. Già da qualche mese. E avevo l'account condiviso con lui. Però mo. Oh, cioè. Non ci faccio più niente. A sto punto se vuoi condividere l'account, per me va benissimo, non so che possiamo giocarci da te stretta, che sarebbe una figata. Che dici? Guaito. Perché quel gioco lo devo prendere, ho fatto il 2, mi è piaciuto. Vorrei fare il 3, però se non mi sono detto o lo fai coop o non lo fai proprio. E quindi c'ho ancora sta idea in mente, l'avrei dovuto fare con un doc a febbraio, è sparito. E niente. C'è un piccolo problema però. Che tu hai la PS3 perché mi hai aiutato a Little Big, quindi qual è il problema? Che detesto gli horror se non voglio toccarli. Non è un horror, Death Stranding, tranquillo. È un horror. È un action. È un action. È 1000% un horror. Dai, ti faccio. Ti alletto. Se hai ancora il salvataggio di Mass Effect 3, ti prendi la skin dell'N7. No, grazie. Dai. No. Su. No. Che palle. Cosa non puoi permetterti di fare cose del genere quando tu stesso a distanza di credo un anno ancora non hai giocato Persona 5? No. Vai un anno no. Qualche mese sì, ma uguale, no. Comunque tranquillo che dopo Steins Gate 0 lo inizio, però devo appunto finire Steins Gate 0 che è una visual novel del Lindas Pack, quindi aspetta. Fa sempre aspetta facendo cosa pure, sai, Wipeout. Ma quello sì, ma io sto dicendo. Diciamo che io mi organizzo giochi in fasce orarie, diciamo. Dico la pomeriggio. Cose... Allora fermati, vai. Ti dico le cose come stanno realmente. Io da quando è successo il casino con Manu ho deciso di non fare più robe di condivisione di account e cazzi vari. Ok. Questo perché okay. Non lo so, forse superstizione, qualche altra cosa, non lo so, mi è presa la cosa di non fa più condivisioni. Perché ogni volta che condividevo qualcosa con qualcuno, poi andava a finire tutto a puttana. E io mi sono rotto le palle delle ticacaggia, onestamente. No, io alla fine il condoc non è che mi vedo litigato, è semplicemente sparito. Sì, lo so, la mia paura è che poi litighiamo io e te per qualche stronzata e succede qualche casino. Io il problema so io principalmente, questa voglio dire. I soldi, te la facciamo finire. Sì. Fa tanto facile quello. Vabbè, la proposta è aperta. Anche perché insomma. Dead Space 3 è letteralmente l'ultimo gioco che mi rimane per platinare tutta la del PS3. Quindi prima o poi lo dovrò iniziare. Però devo fare con già, qualcuno. Questo perché purtroppo i server di Wipeout HD sono chiusi. Secondo me quelli là ti avrebbero fatto bestemmiare parecchio. Quelli di HD. Ma alla fine cioè, la remaster su PS4 mi sta benissimo così. Cioè, non l'ho più sul 3, l'ho fatto giocare la 4. Anzi, tanto di guadagnato. Devi sapere però che nella 4 non ci sono tutti i punti che c'erano sulla 3. Ah, e vabbè. Comunque qui al massimo c'è qui al massimo su PS3 c'era un trofeo che ti chiedeva di raggiungere zona 75 su un tracciato qualsiasi. E tu hai visto come funziona la zona, è il male puro. Sai che è un altro certo, secondo me. Lo avrei anche detto, però state parlando, quindi oh,
chiedo scusa. Non ti preoccupa. Sta giocando in televisore 52 pollici. Yes. L'input lag è evidente. Tanto evidente. Non c'è la modalità gioco sto televisore. Ce l'ho, ma comunque rimane. Sì, però perlomeno metti un pochettino di, sai, di patch al problema. Poco, però. Se vado, no, questa è semplicemente una questione di pollici, lo so, perché se ora vado a spostare la PS4, la televisione in camera dove gioco a GT, alle Racing Game, tutto perfetto. Oh. Mi sfugge quello che ha detto all'inizio. Quindi più pollici ha e più input lag c'è? Poi attivi sì, infatti la metà gioco un po' si risolve, ma comunque un po' di unità delle fonti comunque. Cioè la differenza di fonti tantissimo tra il televisore in camera e questo. Beh, quello è vero, io quando l'ho messa. Quando ai tempi metto la PS3 nel 50 pollici in salotto. È vero, ce n'era di input lag. Vabbè, si vede che a loro non importa avere. Forse più che una TV dovresti comprare un monitor. Che chiaramente non ha. Non ha l'attacco dell'antenna, però essendo un monitor ha meno input lag. Ma un monitor ce l'avrei pure, però non è solo per PC. Ah, ecco. Beh, dico io i monitor quelli più recenti, alla fine sai, i PC adesso vanno con HDMI, quindi. Io ho un monitor 16 anni ma che ancora va col cavo. Con l'RGB quello vecchio del. Madonna. No, allora no, assolutamente. Prima VGA. VGA sì, RGB sono quelli. Sì, ho sì. Ho due di nuovo, ora ci sto pensando, ho due di nuovo. Sono due a questa punta. RGB è quello giallo, rosso e bianco, mi pare. Però la 4 rimane sì. In sala perché comunque non ho assolutamente alcun Racing Game da giocare di recente, quindi resta qua. E sto giocando a CTR con un minimo di input lag che però si fa sentire. Sì. Non è la fine del mondo, però lo senti comunque. È un handicap. E beh, nelle condizioni in cui conta effettivamente si sente. Sì. Non è per fortuna, è fastidioso, insomma. Cioè, sì. Per me è arrivata la finale con questo televisore. Dov'è che hai giocato Wipeout l'altra volta? Sempre qua, credo. Televisore in sala. E anzi, dirò, su Wipeout si sente ancora di più. Però mi sa che questo è proprio un problema del gioco. Con tutto che è a 60. Beh, più che altro Wipeout si sente quando non prendi gli abitamenti. Quello si sente fino a chilometri e chilometri, si sente la bestemmia. Lol. Porca troia. 200 giri, 5 ore. Cristo. Zico maledetto. Probabilmente ci perderò pure più tempo sia in quello che del 2048. Però io non ci riesco a fare quello del 2048. Guarda, tutti se ne lamentano, però dicono che a confronto con quello di Zico hanno avuto molti meno problemi. Quindi boh. Con Zico HD dico. Il problema di questo PC di nome Zico. Cioè, la pista, la difficoltà del fantasma. Il tempo da fare è la difficoltà. Allora, ti spiego un po' più di dettagli. Tu hai giocato a Norfa Pass, le mappa? Sì, ma adesso detta così non me la ricordo certo. È quella dove c'è una sorta di scorciatoia verso la fine del giro, dove tu vai tutto a destra e c'è una linea retta. Sì. Ecco. La mappa in questione di uno dei due tempi di Zico è quella. E tu devi farla in classe Venom con una nave veloce ma che gira di merda, e devi fare in modo di prendere quanti più velocizzatori possibili, usare il turbo che ti viene assegnato in un punto specifico
che devi fare un fottio di avvitamenti, oltre che a fare tutto in maniera assolutamente perfetta, devi arrivare a fare avvitamenti nei posti dove nemmeno te lo immagini. Nei posti più assurdi, nei posti più assurdi, veramente. Il problema è che devi gestire, facendo avvitamenti devi gestire la tua salute. No, si ricarica costantemente sul giro veloce. Sul giro veloce ha un ratio di ricarica di 3 punti al secondo, mi pare, quindi non è un problema. Il problema è riuscire a fare alcuni avvitamenti di questi, perché hai una uno spazio di tempo davvero minuscolo per farlo. Sì, devi spostare le dita in una velocità assurda. Quello sì. E devi essere pure bello preciso a farlo. Mm. Poi invece in 2048 devi fare... Non è che ti puoi inventare chissà che là. Sì. Devi spammare avvitamenti e basta. In primis devi essere pure capace di essere preciso a ottenere pure lui quanti più velocizzatori possibili. Sì. E... a fare curve piuttosto discutibili per come fa la mappa. Una in particolare. Inizio 2048 poi, a differenza del coso, se prendi il muretto è la fine. Ti fermi proprio e basta. Sì. Io ho avuto un culo che nel giro di Zico ho colpito un muretto, ma sono rimasto a 600 all'ora nonostante tutto, quindi avessi rallentato tipo sotto i 600 l'avrei perso, perché l'ho battuto i 2 centesimi effettivamente. Sicuramente, guarda, sicuramente. Ci sono altri modi con cui la gente ha fatto pure 29, però ci ho provato e fallivo tipo tutto, perché non è umanamente possibile una cosa del genere. Dei mostri. Allucinante. Oddio, però adesso non ho più il conto di che minutaggio stiamo. Lol. Vabbè, del minutaggio della gara. Vabbè, quando finisce finisce, sti cazzi, dai. Vediamo un po' di trofei di Wipeout HD originale. Yes. Guarda che c'è la roba assolutamente pessima. Implatinabile attualmente. Adesso di sicuro è implatinabile con i server chiusi. Fanculo. Ma c'aveva più trofei online di questi qua. Forse ti dico che la play segna estremamente raro 0,5% il platino di quello non di PS3. Sì, però non è affidabilissimo quello, il numero che mette no, Sony. È quello sto dicendo, infatti non basarti mai sulle percentuali di sì, però parliamo di un gioco di PS3 che esiste da 10 sì, anni. Ma pure se quello, se ti dico vai a vedere Space Game 06, ma porca puttana 78. Se vai a vedere Crash 3 mi sembra che ha 1.0, perlomeno aveva, ma sicuramente non è un ultra raro. Lo sappiamo tutti. Cioè, io vedo i trofei. Campagna o race box usando la funzione di sensibilità al movimento impostata su inclina e sterza. Nella vetta sinistra e la funzione copilota non possono essere usati per vincere questo gioco. Bello il Six Axis, esattamente, sì. Esattamente. Guarda, già mi triggerava. Mamma. Già mi triggerava utilizzarlo per forza su armi di distruzione. Quello. Madonna. Ottieni 20 zone perfette consecutive in un singolo evento in modalità zone. K dico io. Che solo K puoi dire. L'ho pure fatto tra le altre cose, wow. Si incopia per forza, devo pensare. Se no. Oh, tu PS3 non ho fatto la doppietta, no? Lel. E l'ho fatta io. E l'ha fatta la prima volta. Zona 50, subsonica, in modalità zona, su qualsiasi tracciato. Usando solo gli aerofreni e lo spostamento laterale. I controlli di funzione di sensibilità al movimento devono essere disattivati. Porca. Ma queste sono sfide fighe. Cioè, questi sono quelli che io chiamo trofei.
Cioè, il pilota PS3 era il migliore, non c'è niente da fare, era il migliore. Sì, sono d'accordo. Perché era un profilo a C maiuscola. Che tu quando platinavi un gioco lo platinavi, cioè tu devi esporlo a tutti e dire porca troia, ho platinato questo gioco qua. Sì, un po' come, sai, c'era un certo giochino chiamato Lingering Shadows. Quello era veramente... No, beh, sto scherzando. Oddio, no, qual perché, no, perché mo con PS4 la quantità no, aspetta. Service dei trofei si è ridotto drasticamente. No, ma ti dico, ci sono giochi del calibro di Terminator Salvation, dai, quello era un pla... Lo so, sto scherzando, sto scherzando. Che sa, minchia, cosa è diventato. Sì, comunque Transcendence a 1,05 su PSN Profiles. E il 100% è a 0,8. Quindi 0,8. E gli 0 su PSN Profile sono 0. Cioè, sì. Ti devi proprio rimboccarti le maniche. Su PS4, se fosse accurato, sarebbe 0,00000001. Arriva primo su tutti i 16 tracciati HD originali della classe Phantom in gare Racebox. A livello di difficoltà difficile, tieni d'occhio i tuoi progressi a fare perfect nella schermata statistica. K. Prego, Cristo e Dio di Zico. Completa 20 gare a due giocatori in modalità schermo condiviso. Ho battuto su PS3? No, mi sa di no. Non capivo un cazzo di sta roba. Esatto. Cos'è un aerofreno? Boh. Maratona completa un torneo online di 12 gare. RIP quel trofeo adesso. LOL. Completa una gara online a 8 giocatori nella quale tutti i partecipanti usino navi con skin della campagna. Quello lo bustavi. Per forza. Madonna, cosa mi è venuto in mente? Su Burnout Paradise c'era un trofeo del cazzo, ma proprio del cazzo. Shari, l'hai giocato per caso? Ripeti? Burnout Paradise. No, ma dovrei recuperarlo. C'era un trofeo che mi pare abbiano tolto adesso sulla remaster, però diceva incontra altri 7 giocatori al Wildcats Stadium. E tu cercavi di boostarlo, è uno stadio che si trova tipo a sud-est della mappa. Però dovevi farlo tipo... potevi boostarlo, però c'era sempre l'unico stronzo di turno che non entrava nello stadio e te lo faceva fallire. Cioè, la gente che rovinava... Ok. Se ci fosse stato, sai? Completa 99 giri in una singola sessione Racebox in modalità giro veloce. Vabbè, quello... Non l'ho usato mezza volta, quindi aiuto. Bel meme. Ottieni 100.000 punti fedeltà per un team qualsiasi. Minchia! Beh, dai, con Pirana io sto a 60.000 già, grazie zio. Però quel tempo in cui c'era Wipeout HD, io avevo Gran Turismo 5. Non era tanto differente il fatto di difficoltà. Aspetta, ma HD è uscito nel 2000... Gran Turismo 5 del 2008? 10. Però dicevo, condividevano lo stesso grado di difficoltà. Ah, ma è uscito... Ma è uscito in Europa... Aspetta, solo Europa ha avuto una release fisica di HD? Cosa? Perché qua ci stanno le release date e dice PSN Europa, Nord America e tutto il resto 2008. Poi c'è PS3 Europa ottobre 2009. Quindi solo in Europa è uscito fisico. Non vado con il turno, aiuto. Le Mao. Senti qua, metti a segno un colpo con ogni proiettile di un intero nastro di cannoni di qualsiasi evento detonatore. Same proprio. Distruggi tutte le 14 bombe in qualsiasi evento detonatore. K. Vince un evento per giocatore singolo race in battaglia a zone con un obiettivo di 40 spalanzani. Normale. Ti giuro, sto facendo il meglio che posso con questo personaggio.
Non sto neanche sbagliando, cioè. Che schifo. Fa cagare in velocità, lo so. Lo so. Madonna. Elimina il 18%. No. Madonna, come ti ho visto brutto. Vai. Vai. 1,20. Con i proiettili dello stesso nastro di cannone in un evento eliminatore per giocatore. Ah, ok. Bel meme. Non ho capito. Cioè, devi colpire 5 persone diverse con un unico cannone. Quello è il discorso. Aspetta, vediamo. Con un missile o un raggio Samusuka per 30 secondi in un evento eliminatorio per giocatore singolo. Aspetta, rarity PSN profiles, però devo metterli. Com'era l'ordine? Ah, ecco, sì. Sì. Il più raro paradossalmente non è Battizico, ma è completa la campagna Elite. Posso avviare Shari? Lel. Ah, ok, devo mettere la skin. Finisci primo, sì. Completa Zone Zeus era oro? Cazzarola. Sì, che poi capisco perché si chiama così quel trofeo, perché alla fine la zona 75 è super sonica. No, sarebbe il dio delle zone. Dovrebbe essere così, però. Perché Zeus è la divinità numero uno del porco. Esatto. Beh, tradotto dovrebbe essere stato qui il dio della zona, avrebbe avuto senso. Imo. Sì, però voglio dire. Come cazzo fanno a essere. Come fa a essere quello della campagna difficile più raro? Quando esiste aerotrenatore. La gente è una sbatti, devo pensare. Sì, ma cazzarò, cioè l'ho fatto io su PS3 quello anziché aerofrenatore e questo fanno questa cosa qui. Dopo devo vedere i tuoi trofei e vedere qual è il più facile di quelli che ti sono rimasti, tra virgolette. Devo capire. Probabilmente quello del. Forse quello del no. Forse no. Forse quella anche a mattina il blu. Guarda, ti credo. Ma se no la doppietta, probabilmente la doppietta. Cioè, la cosa paradossale è che io all'inizio di sto gioco utilizzavo solo turn perché mi ci trovavo. Poi col tempo ho imparato a righittare good con gli altri. Cioè, è stato un meme. Non cadere, ma Cristo. Per frenare. Ora ricomincio dall'inizio della pista, guarda che meme tu. Ma sti cazzi, dai. E perché ho youturnato in poche parole. E ci sta Vanini che ci va benissimo coi turn. Ci fa il culo. Io non so che cazzo ci riesce. Ma io ero capace, poi ho ghittato good, te l'ho detto, con i balanced e via. Cioè, io mi facevo certe gare su Viale Elettronico che. Non lo so, mi uscivano 3,20 tipo. Ora ho quel 59%. Allora, dove sta il tuo profilo qua? No, vabbè. Non ho idea. Il tuo trofeo, il tuo Cristo. Il tuo trofeo più raro è di Dragon Fin Soup, a quanto pare. Che cazzo è? No. 0,55. Il broken che regalavano col plus tanto tempo fa. Non c'è da stupire. Ma quanto stai in percentuale? 0,55. Il trofeo. Beh. Vaffanculo. Il mio è 0,63 mi pare, non mi ricordo. Quale sarebbe sto trofeo? Necromancer mi pare. O dopo lo rileggo. I guerrieri non morti, ma chi? È una stronzata, ma che. Ah, ecco, il tuo trofeo più facile è completa 20 gare in split screen. Lel.
Prendi un secondo controller e lo vai a fa. Screen. Esatto, cos'è? Ah, oh, so io. Poi dopo quello hai elimina due opponenti. Due opponenti, sì. Due avversari, due stronzi del cazzo. Bello sto Blue Fire perso. Non riesco a capire come fare le tra... Vabbè, normale, ancora non capire come fare le traiettorie col turno. Ogni volta che cambi classe devi cambiare traiettoria. Esatto. Comunque sì, rispetto a quelli di HD che fai della Mega Collection. Sì, perché hanno compensato col grind 2048. Cioè 2048 muore quando chiudono i server. Visto che c'è la campagna online da fare. RIP Platino proprio. Ma questo dove? Su PS Vita, non qui, su PS Vita. Se sta a preoccuparlo, hai capito? PS Vita, che cazzo fa a giocare su PS Vita quando è già morta di suo? Io l'ho platinato su PS Vita. Big clap. Big clap, bro. Poi hai qualcosa del tipo... Cosa? Ottieni e vedi ogni statistica nel gioco. Su Fury questo. Cazzo vuol dire? Quello se non ho capito male, dovevi sbloccare la cosa di Arcade Perfect per vederlo o qualcosa del genere. Ma non ho mai capito che cos'è, onestamente. Non c'ha senso. Raggiungi stage 10 senza sparare in detonatore. Che questo hanno riportato, mi pare di capire. Così come passa attraverso 15 barriere zona in ogni evento. In qualsiasi evento zona. E in entrambe le versioni non si capisce esattamente cosa devi fare, però alla fine l'ho fatto. Quindi è posto così. Vinci ogni gara di un 8 stage race box tournament su skilled o elite difficulty. Già, alla fine mi pare che l'ho fatto quello. No, non ce l'hai. Ah, comunque no, fatto, mi sono abituato a mettere la alla CTR. E c'erano tipo tre visuali, ho messo quella che era uguale identica a CTR con la visuale lontana. Buono. Io mi trovo meglio con le visuali. Con le visuali di intermezzo, onestamente. Quella vicina è meglio, sì. Anche se dipende pure dalla situazione. Io uso quella. Io uso quella di intermezzo perché è simile a quella che aveva GTA di intermezzo. Anche se da piccolo giocavo con le visuali vicine. Per qualche motivo, poi. Sì. Io mi spiego come mi sono abituato alle visuali lontane. Quando ero piccolo a CTR vedevo le persone su YouTube ancora, insomma, a YouTube ancora quando era YouTube. Queste persone che. Quando facevano i lap record su CTR mi sono sempre visuale da lontano. Ho detto, ah, questa deve essere una tecnica figa. Madonna. E ho iniziato ad andare lontano e mi sono girato. Ecco adesso. No, non ho visto. Aia. Lo stava per dire. Adesso ho ghittato good. Nope. Io mi ricordo che una volta, forse tu sempre, cioè, mi hai passato il video sui Bolt Infiniti e l'ho caricato sul canale mio. Giusto? Può essere che sei stato tu? O era stato qualcun altro? Non me lo ricordo. Allora è stato qualcun altro, cioè il mio primissimo video. No, il mio primissimo video è stato di qualcuno che aveva registrato il bug dei Bolt Infiniti sul recetto 1 e poi me l'aveva passata, l'ho caricato sul canale mio. 2008 era. Madonna. No, allora non ero io. Era qualcuno del forum sicuramente. Poi l'ho cancellato perché l'ho rifatto con il DVD recorder. Sì, però era quello 2008-2009, non mi ricordo molto. Perché il primo video l'ho cancellato. Era una merda e vabbè, era una roba indecorosa. Sì. L'ho cancellato. Io ho eliminato tutta la roba ripresa col cellulare, tranne
tranne un glitch che non sono mai riuscito a replicare. Che poi tu dicevi, quando io facevo il bug di Ratchet & Clank, wow, cioè, guarda, faccio vedere il bug di Ratchet & Clank, poi la speedrun, arriva la speedrun in community che, cioè, Esatto. visualizza ogni singolo, cioè, che cazzo, No, ma è tutto le vero, tecniche che hanno trovato c'è qualcosa di folle. Guarda, io vorrei solo che tipo il lag jumping. Yes. Andrò nel canale di speedrunning a leggere cosa hanno scritto, perché di solito li dettagliano pure piuttosto bene nel server. Però sì, sarebbe bello se ci. Se il side jumping sarebbe più facile, perché come movimento è una roba fantastica. Peccato che è tipo frame perfect. Presente, sì. no? Quelli che per qualche motivo chiamo spaghetti flips adesso, non so perché. Sì. C'è più che altro un tizio italiano che è diventato molto bravo a Ratchet 1. Tale Franzcor. Sì, Sì. tipo, è quello che ha attualmente il World I Record. World Record, esatto. È bello vedere un No, po'. NG Plus. Esatto. Bello vedere qualcuno dei nostri attivo. Aspetta, come hai fatto a. Cosa hai preso? È la domanda. Estate. Ah. Ho visto l'icona rossa, non avevo capito. Vinci una gara col senso. Madonna. Ma quello mi avrebbe triggerato a morte, devo dire. Poi, allora. Che sto a perdere, ti devo togliere sto cazzo di collar. Vabbè, Lollo. poi c'è pura, quindi non è che. Fatelo offline, I guess. Dopo il secondo più raro che è un 0,9 si chiama Calamari Destroyer. Sembra di Dragonfin. Tu hai Gab. preso tutti i trofei estremamente rari, fammi capire. No, di Gab sto parlando. No, sono semplicemente stronzatine patetiche sulla Sconfigge il Kraken. storia e solo non so cosa vuol Oddio, dire. ma è vero! Della storia. Story related. No, ma. Può essere zero. La gente non ha pazienza, devo pensare. Oh mio Dio, scusa, guarda la lista dei trofei di sto Guarda. gioco. No, su quello di Calamari Destroyer c'è scritto proprio story related can not be missed. Io ti dico, quel gioco l'ho provato a giocarlo per quanto mi era possibile. Ci ho messo un fottio di tempo per raggiungere fino a un certo punto. Dopodiché mi sono ritrovato buggato, che non potevo proseguire, perché per qualche motivo non potevo parlare con un personaggio e ho dovuto ricominciare da capo. Bel meme. Per poi ritrovarmi bloccato da un'altra parte perché mi sono stanato di nuovo il salvataggio in qualche modo. No! Il coso è programmato Aia. con il culo e questo probabilmente ha portato a lasciar perdere esperienze tutti quanti, anche da me. Beh, già, potrebbe essere una spiegazione quella. Di fatto è platinato solo da 7 persone, c'è scritto qui. Che puttana. Sicuramente hanno avuto queste persone fortunate che non hanno avuto alcun bug. Esatto. Fermati CR che qua devo vincere perché devo fare le vittorie. Sì, ho capito, ma io perdo tempo sul mio bonus, già ne ho perso troppo. Guarda, se proprio vuoi farti le vittorie, alla fine se può Qui fare. non si tratta del tuo bonus, ma del suo. Ah, sti cazzi. Vabbè, manca a me sti cazzi, cioè, veramente. No, vabbè, ti metti offline, te le fai subito. Aspetta. Sì, cosa devo guardare? Sì, la roba. Vediamo un po', Dragonfin Soup 0,01% ultra raro il platino. Per 7 persone, ovvio. Vabbè,
E tu hai 6 trofei su 20. Allora, order rarity PSN profiles, vediamo. Aspetta, 20, quindi il plato non ce l'ha. Mi sembra un numero abbastanza. No. Ce l'ha, ma sono 11 silver e 8 oro. Quello ti sto dicendo. Va a compensare. No, c'è. Ma c'è? Ah. Certo che c'è. Perché va a allora il platino non va. Il platino non va a numero di trofei. Di fatto. Esatto. E questo con 8 ori e 11 silver raggiunge i 1200 punti. Cioè, veramente c'è scritto. Dicono Sonic Mania e Call of Duty Gunslinger, che sono gioconi ma che non hanno fatto. Esatto. Cioè, completa la modalità storia è 0,10%. Madonna. Che poi sembrano stronzate, muori. Leggi il forum che dice. Ah, Dragon Fix Soup Developers say they can't fix the platinum. Il primo thread si chiama così. Quindi hanno fatto un fuck up così brutto da non. Ah, ma non era forse quel gioco che praticamente avevano. Io ricordavo un gioco, forse questo, che avevano basato la versione PS3 o PS4, boh, non so che versione è. Mm. E avevano affidato un team esterno. E quindi, essendo un team esterno, non avevano possesso dei codici sorgenti di PS4. Ma questo è su PS. PS3 o PS4 questo gioco? E PS Vita pure, sì. PS4. No, no, è quello che pensavo. Tutte e tre le console a quanto pare. Devo leggerla, stavo, perché mi sembra molto interessante. Cioè, se dicono che non possono fixare il platino, come hanno fatto queste 7 persone? Avranno citato, scusa. No, proprio non potevano facciare, è diverso. Vediamo un po'. I creatori dicono che non possono fixare. Vediamo. Finito il bonus. Oh, hai ragione. Rift Volar. Mega. Ah, domani sera fanno vedere un po' di reveal di coso. Di Borderlands 3. DLC nuovo del DL2 com'era? Ma yes. Sì. Io avrei cliccato sul thread. Ok. Silicon era 2016. Puro tutto, sì, puro tutto, vaffanculo. Le mao. Ripperò 8 gare, anche lui è turno, però che fa. Bene. Poi Comodo Joe, il Stripe. Ah, lo Stripe ci ha fatto, dai. Vedi, poi qualcuno.
sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata.
sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata.
Sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata! Maturo al punto giusto!
sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Siamo giunti alla mano.
Direzione sbagliata. 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 Direzione sbagliata.
Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata.
sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata.
sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Non siamo venuti a mamma. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata.
sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata.
siamo in una mamma.
sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata.
Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata.
sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Direzione sbagliata. Siamo venuti a mamma.